Benvenuti a una nuova puntata di Voci di Valle. Oggi parleremo di precisione, conoscenza e pazienza, ovvero gli ingredienti necessari per la costruzione di un arco, e andremo a vedere un laboratorio a La Valle a Gordina. E ci troviamo nella frazione di Cugnago di La Valle a Gordina e siamo con Guerino Piedimonte, che si gode la sua bella pensione costruendo degli archi. Archi artigianali. Ecco, lui ci fa entrare adesso nel suo laboratorio e ci illustrerà la sua grande passione, che poi ci spiegherà come è nata e come costruisce un arco. Bene, facciamo come se fossi a casa tua, chiaramente. Andiamo avanti. Grazie dell'ospitalità. Ci mancherebbe altro. Bene, già possiamo vedere degli archi quasi completati, vero Guerino? Allora, questi qui sono dei semilavorati. Questo è un semilavorato che si chiama Lombow, semilavorato, è un reflex deflex, cosiddetto reflex deflex, no? E questo deflex, questa flessione che c'è in alto, diciamo che dà maggior velocità alla freccia in uscita. E da una doppia azione. Ha una doppia azione, sì. Due curvature. E il flettente così riflesso dà un colpo di frusta, il che permette una maggior velocità alla freccia in uscita. Ecco, certo. Questo è un semilavorato che poi diventa finito come questo qua. Eccolo qua. Certo. Questo è costruito con dei legni un po' particolari, che va dal cocobolo al tecnico al bambù. Insomma, la forma di un arco è apparentemente semplice, noi la vediamo che un bambino tira con l'arco, noi l'abbiamo fatto tutti da bambino, però dietro c'è tutto uno studio, e una cosa molto studio, complicata. Adesso se vuoi, se tu ti vorrai proprio illustrare nello specifico, facendoci vedere anche le sue forme singolari, insomma, dell'arco. Allora, questo qui è un altro arco, come dico, tutta la terminologia è data in termini anglosassoni. Questo è un 66 pollici. Allora, la lunghezza dell'arco viene calcolata dal loop, che si dice tip, che ha un loop dove viene agganciata la corda, passando per il centro dell'arco e va a finire al successivo all'estremità successiva di accordo. Questo qui è un prototipo che io ho fatto tipo takedown, vuol dire che lo posso svitare fra due pezzi. Generalmente non si fa sul lomb off questo tipo. Questo non ce l'ha, per esempio. Quello non ce l'ha. Mm-hmm. Invece io costruisco anche un altro tipo di arco, poi vi farò vedere come, che è il takedown fa tre pezzi. È un arco molto molto curvato sui flettenti, è un arco molto veloce. Anche questo ne faccio di due tipi di questo, che va dal 62 al 64 pollici. Come potete vedere, no? I flettenti, questi sono i flettenti inferiore e il flettente superiore, vengono ancorati attraverso una vite. È più corto? Questo è un 62. Mm-hmm. Io faccio il 62 e il 64. Il 64 deriva dal fatto che cambio il tipo di grado. L'impugnatura viene detta riser, che è questa. Eccola qua. Mm-hmm. Si impugna così. Questo è un 17 pollici di riser e mi dà un 62 di lunghezza totale. Se faccio un riser da 19 pollici, mi esce un 64 pollici, perché io non cambio la configurazione del flettente. Cosa succede? Se io faccio questo, per esempio, è un 35 libre, lo devo ancora finire, poi vi farò vedere anche quelli finiti. Se io allungo il riser, diventa un 19 pollici, questo cala di 2-3 libre. Allora, in questi archi qua, quello che diventa difficile fare, se per esempio mi chiedi di fare un 40 libbre, un 30 libbre, cioè cambiando tutti i libraggi, ovviamente cambiano tutti gli spessori. Ho capito.
Poi tutte queste lamine che sembrano banali, ma in realtà sono rastramate. Vuol dire rastramate cosa vuol dire? Vuol dire che hanno uno spessore qui e cambia lo spessore qui. Di là. Cambia lo spessore qua. Ora, determinare quali sono gli spessori più idonei per accontentare l'esigenza di uno che me lo chiede, io nel corso degli anni ho dovuto crearmi delle tabelle, delle tabelle che io chiamo il pacchetto, cioè lo spessore di questo pacchetto montato sulla mia dima, che poi ve la farò vedere, mi dà un certo libraggio ad arco finito. Si è arrivati per tentativi a questi risultati? Beh, tante volte sì, sono arrivato per tentativi, ho buttato via anche tanti pretenti, sì. Ricordo un personaggio che mi chiedeva un arco da 70 libbre per esigenze sue. 70 libbre sono 35 kg grosso modo da tirare, io non ce la faccio ad aprirlo un arco quindi così. Era una persona particolare che era una persona particolare che voleva un arco così e gli ho fatto due serie di flettenti e lui li sentiva, dice 59 è poco, 60 quindi, no. È assolutamente personalizzata la cosa. Lui voleva 70 libbre. Allora io sono arrivato a fare gli 70 libbre, l'ho messo a dinamometro, era uno signore di Padova che per esigenze sue voleva questo, è venuto su, si è provato tutta l'impugnatura, gli è andata bene. E ha portato quindi l'arco via. Va personalizzato anche in questo senso, impugnatura la mano del soggetto, sì, e lui sì, che ti dice sì. Come lo vuole. Insomma. Esattamente. Ecco. No. Ecco, parlando di archi, abbiamo parlato di tasso, questo è il Taxus Baccata, che qui nell'Agordino, nel Basso Agordino e in tutto il Bellunese è abbastanza comune. È una pianta che vive nei boschi, abbastanza isolata, non crea associazioni boschive. Comunque questa è la pianta che fin dall'antichità e nel Medioevo veniva anche esportato in Inghilterra per fare appunto degli archi. È una particolarità che è una pianta estremamente velenosa. Ecco, parlavamo e parliamo di archi. Abbiamo parlato di nativi americani della tribù degli Osagi. Ecco, qui direi assolutamente casualmente siamo di fronte a una piccola associazione di queste piante, che si tratta della Maclura pomifera. La Maclura pomifera è originaria dell'America, degli Stati Uniti. Quindi i nativi americani costruivano i propri archi con questa essenza. Perché qui ci troviamo ad Agordo e come mai è arrivata fino a qua questa pianta? Questa pianta era stata a suo tempo, negli anni dell'Ottocento, importata in Italia, nell'Italia centrale in modo particolare, perché hanno fatto una sperimentazione che riguardava il gelso dei bacchi da seta. Questa è sempre fa parte sempre come il gelso della famiglia delle Moracee, però questa storia ha avuto abbastanza insuccesso. Con insuccesso è stata importata questa pianta in Italia. Questa pianta fa parte delle Moracee come il gelso del bacco da seta. Qui ci troviamo precisamente nella zona di Bries, dove c'è la centrale idroelettrica, quindi sotto la centrale dell'Enel. La mia ipotesi è questa, che qualche dirigente dell'Enel per suo sfizio abbia portato questa pianta qui, che rappresenta una trentina di alberelli che avranno circa 40-50 anni di età. Bene, ci siamo spostati, qui siamo di fronte a una bellissima esposizione di archi, sempre costruiti dal signor Guerrino. Il legno è sempre il protagonista in questo caso dei nostri archi. Il legno è il protagonista. Io dicevo, diversi anni fa ho iniziato a fare degli archi che avevo puntato a fare degli archi mongoli, che sono questi qua con queste strane leve. Poi ho abbandonato i progetti e sono rimasti qua, ma comunque prima ancora di fare questi archi qua facevo dei monolitici. Monolitici, questi sono dei monolitici in tasso che rispecchiano esattamente quelli che erano
gli antichi archi che usavano gli indiani d'America e quant'altro. Questo porta la data del 1996 addirittura. Il tasso, tanto questo è la tasso. Pianta nostra. E nel Medioevo avranno usato il tasso. Usavano da noi, il tasso, insomma, gli inglesi il tasso. Sì. Usavano il tasso. Baccata, che tra l'altro gli inglesi baccata. Facevano venire dall'Italia anche. C'è una bella storia che nascondevano anche nei tappeti. Questo qui, insomma, è un arco abbastanza particolare perché è monolitico, fatto in tasso massiccio con rinforzo in tendine sul dorso. In tendine? Tendine animale. Hai capito. Sì. Io usavo del tendine animale seccato, battuto e incollato con la stessa colla. Ti sei ispirato alla storia? Ispirato alla storia. Questo posso dire che è veramente un monolitico. Sì. Ma ce ne sono poi anche di altri. Questo per esempio è un arco che, torniamo alla stessa data più o meno del 96 quando facevo questi archi, che ha tirato un milione di frecce quest'arco qua, e questo rispecchia veramente anche i disegni degli Upa, che sono tribù americane. Queste sono Upa, la colorazione. Questo è un arco veramente storico. Tra l'altro i Pelle Rossa usavano una pianta particolare che era la Maclura purifera. Loro usavano l'osage, perché l'osage, che rispecchia poi quello che è la tribù degli osagi, ed è la Maclura purifera che sapete è stata importata anche in Italia. Poi è stata importata per motivi legati al bacco da seta, con l'insuccesso, che è la famiglia del gelso. Io avrò modo di farle vedere queste piante, perché qui ad Agordo ci sono stranamente. Ecco, questo è della stessa famiglia, insomma, sono tutti monolitici. Certo. Però diciamo che questi sono archi un po' più storici, rudimentali. Diciamo, rudimentali. Qui ma c'è molto già più raffinatezza nella forma, sì. Eccetera. Qui usi negli archi attuali usi il bambù, vero? Io uso il bambù, ma io direi che questa parte qua io l'ho abbastanza abbandonata, è rimasta così di affettiva. E mi sono invece spostato su questi qui. E non ti riguarda il concetto di arco da competizione? Perché lì andiamo mani sull'alluminio, forse? Su che materiali andiamo? No, oggi quelli, i campi di gara vanno con i compound. Parliamo di Olimpiadi, Le Olimpiadi vanno con i... hanno tutti quei riser in alluminio. Sono gli archi, come si dicono, olimpici. Quindi entriamo in un mondo che in questo momento completamente diverso. Sì, è un mondo diverso. Io invece adesso mi sono fissato su quelli che sono questi 3-4 modelli come takedown, eccoli qua. Che sono... Ecco, diciamo, qual è il tuo campo d'azione dal punto di vista commerciale? I tuoi clienti da dove vengono? No. Allora io difficilmente riesco a piazzare un arco così, come posso dire, non c'è prezzo. Se qualcuno che sono notoriamente amici, vengono, Guerino mi fai un arco così, sì, magari mi dà qualcosa, mi paga le, mi paga i degni, mi paga le spese. Allora, tornando al ragionamento, se prendiamo un arco come questo, che è un 64 pollici, è un takedown, fatto in tasso, flettenti sono in tasso, questo è Ebano Macassar, questo è Palisandro Santos. Ecco, questi legni qua sono difficilissimi da trovare. Il Santos, il Palo Santo? Palisandro Santos. È quello che viene dal Messico. Sì, e questo qui è Ebano Macassar. L'Ebano Macassar si può trovare in più colori, insomma, comunque ho il ziricote. Ma oltre alla funzione decorativa, che questo è un arco molto raffinato, ha una funzione anche di sostegno. Sì, è uno scherzo questo. No, non è uno scherzo. Questo è un arco che può andare tranquillamente in campo gara. A fare il roding, lo chiamano il roding, che mettono le varie sagome in mezzo al bosco, uno ci va, può usare tranquillamente. Ci darai una breve dimostrazione di un tiro con l'arco, vero? Posso prenderne uno, incordarlo e vediamo un po' come funziona. La corda di che cosa è fatta? La corda, adesso si usano dei filati moderni che sono detti i fast fly, che sono dacron, tutti derivati sintetici. Sì. Invece un tempo dei budelli di... Al tempo, per fare invece quelli che avevamo qua, questi qui usavano sempre lo stesso budello. Questo invece è rivestito con pelle cruda. Questo che avevamo poco fa, dove l'abbiamo messo? Questo qua, questo?
è rivestito in tendine. Con lo stesso materiale del tendine facevano le corde. Non ho capito la funzione del tendine. La funzione del tendine è quella di rinforzare il dorso in maniera tale che non si spacchi tutto là. Tutto là. In tre parole. Ho capito, sull'elasticità non c'entra niente. Ecco, no, bene. No. E la stessa cosa vale per questo. Chiaramente. Pelle cruda. Certo. Incollata. La funzione è quella di rinforzare il legno, siccome è monolitico, che non si spacchi. Ho capito.